Parla tifoso dell'Azzurra. Eccoci di nuovo qui per portarvi le ultime novità direttamente dal cuore del club. Come sempre, il nostro obiettivo è tenerti aggiornato su tutto ciò che sta succedendo e assicurarci di essere aggiornato su ogni dettaglio. Prima di iniziare, non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per ricevere tutte le novità in prima persona. Il Napoli è determinato a migliorare sempre di più, ricercando l'eccellenza sotto tutti gli aspetti per portare buoni risultati ai tifosi. E oggi vi presentiamo notizie esclusive che sicuramente vi tireranno sul morale. Il club tiene d'occhio i rinforzi per la prossima stagione, e il primo nome che appare come possibile inserimento in squadra è quello di Alessandro Buongiorno, del Torino. Con la partenza di Kim, il Napoli ha sentito l'esigenza di rinforzare la propria difesa con un difensore centrale di grande qualità, e Buongiorno potrebbe essere il tassello mancante per ricominciare e rinforzare la squadra. Dall'allenatore al direttore sportivo, tutti sono impegnati a costruire una squadra competitiva e vincente. Ma chi si occuperà della trattativa? Sembra che il presidente De Laurentiis abbia in mente un nome per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Giovanni Manna, attuale allenatore della Juventus, potrebbe essere incaricato di condurre la trattativa e garantire i rinforzi necessari al Napoli. Intanto proseguono a pieno ritmo le speculazioni sul prossimo allenatore, con nomi come Conte, Italiano e Pioli in ballo per l'incarico. La scelta del nuovo comandante sarà cruciale per il futuro del club e per definire la strategia per la prossima stagione. Secondo informazioni esclusive di Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli ha già mosso i primi passi nel mercato dei trasferimenti e ha presentato la sua prima offerta per il difensore italiano Alessandro Buongiorno. Il club è disposto a investire 25 milioni di euro, più il prezzo di Østigard, per garantire l'acquisto del giocatore. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita, con club come la Juventus, il Milan e altri grandi club europei interessati al talento di Buongiorno. La sua classe ed esperienza sarebbero un valore aggiunto per la difesa del Napoli, soprattutto in una formazione a tre, come è stato ipotizzato. Ora, cari fan, è tempo che voi diate la vostra opinione. Cosa ne pensi di questo possibile acquisto di Alessandro Buongiorno? Credi che sarebbe il tassello mancante per portare il Napoli verso nuovi traguardi? Lascia i tuoi commenti qui sotto e non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale per altre notizie esclusive da Napoli. Fino al prossimo aggiornamento! Forza Napoli sempre!